Avete sentito, Budecca? Andiamo in ricognizione, piazziamo trappole e occhi aperti. Riferiamo qualsiasi attività romana nella zona. Hanno perso il loro generale, faranno di tutto per riaverlo. Se sentite qualcosa, qualsiasi cancellate il... E questo chi è? Siamo persi, Devono esserci barbari ovunque. Nulla per il fausto destino. Grazie. Ecco cosa rimane della quarta legione.
arriverà qualcuno? Se fosse una legione li avremmo già sentiti. Su, rilassati. Ehi! Fuggi finché puoi! Uè, Buggy, mi faccio... finisco sta missione e poi arrivo. Perciò 10-15 minuti. Che una legione potrebbe attaccare l'acquedotto. Vorrei vederli alle prese con gli arcieri stanziati da Boudicca. Dobbiamo sorvegliare la foresta per impedire ai romani di passare? Non saranno in molti a tentare il passaggio nel bosco. Tornerò all'acquedotto e darò supporto a Boudicca da lì. Salute, romani. Sei tutto solo, eh? Dov'è la tua legione? Yeah.
Più del previsto. Meglio dirigersi in fretta alla prima. Le legioni si avvicinano, disponi i tuoi arcieri ai lati della strada e scoccate al mio segnale. Gli ordini. Forse di qui si sale. Uccidetelo! Poi tornateci a dare il colpo di grazia alla sua legge.
Morirai con me. Solo dargli una spinta. Mai dovuto venire qui. Ora morirà. Frantumolo verso me. Hai ucciso gli uccelli, donne e bambini! Cosa credi si compri il tuo impero? Nessuno ti ha chiesto di venire. Dirà di proteggere la mia gente.
la mano! Ah!
aperta! Signore, il passaggio a destra! Tenete impegnati! Attaccate al mio comando! Devo fare in fretta. La linea non terrà a lungo. Ugh!
Arrenditi! O eliminerò la tua progenie. Ora! Basta! Britanni non accetteranno la pace se li trattiamo così. Questa è opera dei pretoriani. Fermi! Amici di Roma, vi presento Basilius, figlio dell'imperatore. Comandante Vitellio, mi rallegro per la vostra venuta. Per poco non vi siete perso tutto il gaudio di questa festa. Confido che il vostro viaggio sia stato piacevole. Signore, vorrei... La guardia prenderà il comando. Guardie, occupatevi dei britanni. Vostra Altezza, devo... Forse non lo sapete. Fratello Commodo è ancora disperso. E io intendo scoprire che cosa ne hanno fatto questi selvaggi. Noi britanni vivevamo in pace governati dal vecchio capitano romano. Ma il nuovo condottiero Commodo, figlio del vostro re, è malvagio e merita il suo destino. Non ho altro da dire. Mi è chiaro ora che voi britanni non amate come noi romani. Tua figlia? È davvero incantevole. Picchiala finché non parla o la faccio l'amore. Non importa. No! Un momento, com'è? Mi permetti? Come ti permetti? Io sono il figlio dell'imperatore. E io posso tutto ciò che voglio. Vi prego! No! Non uccidetela! Vi dirò ogni cosa! Commodo è stato ceduto al re Bicorne nelle lande settentrionali. Al di là del vallo. Vi prego. Lasciate mia figlia. Vi prego. Vedete? C'è un solo linguaggio che questa gente comprende. Il linguaggio della violenza. Troverete il condottiero nelle tenebre oltre il vallo. Dove cupe e brulle scarpate sovrastano laghi oscuri e senza fondo. Dove uomini dalle lunghe corna errano da tempi remoti e dove coloro che si avventurano non fanno ritorno. Entusiasmante. Comandante, condurrete i vostri uomini a nord, alle brulle scarpate, e troverete mio fratello. Guardie, richiudete i prigionieri. Preparatevi! Centurione! Andiamo a nord! D'accordo!
Vitellio ci ha condotti a Settentrione, oltre i limiti dell'impero e i confini del mondo. Abbiamo affrontato guerrieri più simili a bestie che a uomini, così terribili da piegare persino le legioni scelte di Roma. Le parole di Oswald ci tormentavano mentre proseguivamo nell'implacabile oscurità, nelle lande battute dagli uomini dalle lunghe corna, da dove solo pochi fanno ritorno. Questo forte, il Fosso di Glotto, si dice sia niente meno che il varco perlare, luogo di fiamme e morte. Temo che ciò che accade qui ai confini del mondo presto lambirà l'impero stesso. Ingegneri, lavate il pellame. Antonio, controlla i cavi. Otto, assicura le sbarre. Ci muoviamo alla decima ora. Sì, signore. Signore, scorgete qualcosa? Continuerò domani con Rise. Ciao ragazzi.